Bimbi, saluta la telecamera. Edo, saluta. You and I, we were meant to be. I feel it in my soul. Feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole. Spesso mi viene chiesto il perché ho scelto di vendere delle bike e la risposta credo che sia proprio questa. Guardate qua, con 3 bambini e siamo riusciti ad arrivare fino a qui. È un qualcosa di veramente incredibile, bellissimo. E questa è la mission di E-Bike Store Brescia. Raggiungere qualcosa che sarebbe stato impossibile senza un bike. The world that tries to steal our hope. To make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Nella realtà questo non doveva essere la chiusura di questo video, che per me è qualcosa di emozionante. È stata una giornata indimenticabile. Questa doveva essere solo la prova sul campo di come può essere la mobilità in bicicletta. Partendo da Viale Sant'Eufemia, da E-Bike Store Brescia, volevo provare questi 30 km se realmente sono fattibili utilizzando tutte le ciclabili che Brescia mette a disposizione. Poi sono arrivato addirittura in anticipo. Ho pensato così di fare questa chiusura di questo video, che forse per voi è qualcosa di semplice, qualcosa di nulla di che, ma per me è stata un'emozione incredibile, perché passare una giornata intera in montagna, in posti che davvero sarebbero stati impossibili da vivere con mamma, papà, mia moglie, i bambini, è diventato qualcosa di davvero incredibile. Prima di raccontarvi le emozioni, che sono realmente la cosa importante di questo video, vi racconto come è stata programmata e il perché abbiamo preso questa decisione di fare questa follia. Volevo fare qualcosa di bello, qualcosa di diverso con la famiglia, con mio papà, con mia mamma, con mia moglie, con i bambini. Ma poi, pensando bene, abbiamo pensato che era inutile andare a cercare chissà dove posti meravigliosi. Abbiamo deciso così di andare a Paisco Loveno per andare a fare il passo del Vivione. Totale, con la deviazione che abbiamo fatto, sono stati 1300 metri di dislivello, un buon dislivello considerando 180 kg di bici. Devo dire che è stata qualcosa di impensabile con 3 bambini fare questo percorso, e ne è valsa la pena. È stato qualcosa di meraviglioso e devo dire che ho riscoperto in un momento magari anche un po' difficile il perché ho deciso 5 anni fa di aprire E-Bike Store Brescia, appunto perché è questo E-Bike Store Brescia, è pensare di vivere qualcosa di incredibile. E vi invito davvero a fare un'esperienza in bici con la vostra famiglia, con i bambini, con magari, se avete la fortuna di avere ancora i vostri genitori, di farlo con i genitori, la moglie, insomma, con gli amici, con chi veramente vi può dare un'emozione unica. Per me è stato questo, vedere l'emozione di mio papà, di mia mamma, di abbracciare i bambini, l'emozione dei bambini che scoprono ogni volta qualcosa di nuovo. E devo dire che è qualcosa di indescrivibile, quindi io credo che sia inutile parlare in questo video delle peculiarità di una bicicletta piuttosto che l'altra, ma credo che sia importante raccontarvi quelle che sono state le mie emozioni in quella giornata con questa bici.
Poi vi racconto ovviamente i dettagli della bicicletta, ma questo video voleva essere forse un regalo più per me che per voi e raccontarvi le emozioni che ho provato. Still the world that tries to steal our hope. Tries to make us numb, but our love has overcome. And you, my dear, you are my prize. When I look into your eyes, love overflow, I'm never letting go. Never ceasing, our love grows ever increasing. I won't let you go. We were made. We were made. Ce la facciamo? A salire? Sì. Each other.